Endless Love. Le anticipazioni delle prossime puntate? Arriva la drastica decisione di Kemal. Si mette male per Nian. Una storia d'amore tormentata, come è giusto che sia in una soap opera di successo. Nian Sezin e Kemal Soyedere sono innamorati l'uno dell'altra ma non possono stare insieme per via del perfido Emir Kosquoglu, che ha ricattato la giovane illustratrice, costringendola a sposarlo. È questa la trama di Endless Love, la nuova serie turca proposta da Mediaset in sostituzione di Terra Amara. Una serie che, nelle prossime puntate, regalerà colpi di scena a non finire. Intrappolata in un matrimonio senza amore, Nian non ha mai smesso di provare un forte sentimento per il suo ex Kemal, che però si renderà protagonista di un gesto che le spezzerà il cuore. Nei prossimi episodi in arrivo su Canale 5, il ragazzo farà una drastica scelta, che getterà nello sconforto più totale la sua ex fidanzata. In seguito le anticipazioni nel dettaglio. Endless Love spoiler, brutto colpo per Nian, cosa farà Kemal? Nian riuscirà a sbarazzarsi di Emir e a correre tra le braccia del suo grande amore? È la domanda che i telespettatori di Endless Love si pongono sin dalle prime puntate della nuova soap di Canale. Telespettatori che sperano nel lieto fine, augurandoti di vedere la giovane Sezin al fianco dell'unico uomo che ha sempre amato, Kemal Soyedere. Quest'ultimo, però, nelle prossime puntate della soap turca prenderà una decisione che non farà altro che allontanarlo ulteriormente dalla sua ex. Pur non amandola, Kemal deciderà di sposare Asu e di organizzare una grande festa di fidanzata nella sua nuova villa. Un modo per provare a voltare pagina, dopo aver capito di non avere alcuna possibilità di felicità con Nian. Che, ancora una volta, lo deluderà promettendogli di scappare con lui per poi tirarsi indietro, a causa delle minacce di Emir. Distrutto dal dolore, Kemal decide di iniziare un nuovo capitolo con Asu, follemente innamorata di lui, e alla loro festa di fidanzamento si presenteranno anche Nian e Emir. Una serata terribile per Nian, che per l'occasione sceglierà un abito completamente nero, proprio come se stesse assistendo a un funerale. Nian soffrirà enormemente nel corso della festa, ma il peggio arriverà quando i futuri sposi si lasceranno andare ad un bacio davanti all'entusiasmo dei presenti. Nian non reggerà e perderà i sensi, cadendo in terra nel bel mezzo dei festeggiamenti. Tutti correranno da lei per soccorrerla, da lei la Ademir, ma non Kemal, che sarà costretto a restare al fianco di Asu per non rischiare di creare caos proprio nel giorno del fidanzamento.